Beh, indubbiamente sono stati due episodi che ci hanno letteralmente tagliato le gambe, anche se devo riconoscere che non abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, delle nostre qualità, e che la Vibonese è una signora squadra, quella è fuori ogni discussione. È chiaro che è difficile, è diventato quando un rigore pertanto molto discutibile, era girato al contrario, quindi non lo capisco. È l'espulsione di Bossa che è scivolato sul pallone ed era già stato ammonito. Comunque, al di là di questo, che mi fa molto riflettere, secondo me neanche se giocavamo 12 ore potevamo fare qualcosa di importante, perché ci sono delle situazioni molto strane, senza nulla togliere mai ai meriti del Vibonese, che è una squadra quadrata, forte, ha meritato di vincere. Detto questo, per noi ci sono sempre episodi un poco chiari, diciamo. Ma noi abbiamo grandi demeriti di non aver giocato da Messina. Noi purtroppo abbiamo dovuto fare anche, come si suol dire, sopravvivenza con gli under, perché dal momento che è venuto meno Lia abbiamo dovuto stravolgere un po' quello che era l'impostazione di base di questa squadra, e quindi ho preferito giocare con due esterni come abbiamo sempre fatto, due esterni d'attacco, quindi Rosafio e Ragosta, e necessariamente dovevo mettere dentro un 99. Una scelta potevo fare, non certamente di più, anche se Yeboah in settimana è stato poco bene, c'è da dire pure questo, quindi, ma non sto a cercare questo tipo di giustificazioni. Ribadisco, è difficile giocare una partita intera a prendere solo tre punizioni, è difficile. Un rigore che secondo me è molto discutibile, e l'espulsione di Bossa completa l'opera. Al di là di tutto questo, non abbiamo fatto una grande prestazione, non abbiamo giocato da Messina. La Vibonese è stata più squadra, la Vibonese ha creato, la Vibonese aveva voglia, forse anche a livello motivazionale, di qualcosa di diverso, e quindi credo che sia giusto il risultato alla fine. Ma se non ci mettiamo mai nelle condizioni di fare la gara normale, diventa difficile. Io faccio col regolare e non me li danno, subisco rigori che non sono rigori, espulsione che non... Poi è difficile regalare a questa Vibonese un uomo e un gol di vantaggio, quindi diventa tutto molto più problematico e più difficile. Sapevamo di incontrare una squadra che sicuramente in questo girone di ritorno ha tirato fuori dei valori che non era riuscita a far emergere nella prima parte, era una squadra che era anche in buona condizione, è stata preparata credo bene, i ragazzi hanno svolto quello che ci siamo detti durante la settimana, quindi anche bene come intensità, a mio avviso forse. E ci stava anche qualche gol in più, e questo creare tanto e anche sprecare, poi alla fine alcune partite finiscono così, poi ti può capitare la partita dove invece vieni castigato, quindi bisogna cercare di essere più pratici e più risolutivi sotto porta. Rientrava oggi e ha interpretato alla grande entrambe le fasi di gioco, sia nella fase difensiva dove ha chiuso molto bene, ha sempre fatto le diagonali giuste, si è fatto trovare sempre nella posizione giusta per poi riproporsi su questa fascia dove con Sauve riescono a fare un'ottima catena di sinistra e spesso si trova anche lui ad essere molto offensivo. E comunque ho sempre detto che bisogna pensare domenica dopo domenica e poi quando arriveremo alle ultime tre forse che magari qualche conto ce lo possiamo tirare. È un campionato al vertice molto competitivo, appunto con quelle quattro squadre tutto sommato che ancora possono dire la loro. Giustamente nessuno molla, tutti vogliono ottenere dei risultati, tutti hanno in testa un obiettivo importante, quindi noi vedremo domenica dopo domenica, adesso c'è questa pausa che ci fa recuperare qualcuno, soprattutto anche perché oggi abbiamo avuto tre calciatori che sono scesi in campo che avevano qualche problema intestinale che si è verificato durante la notte, quindi è dovuto sicuramente a un discorso alimentare, però insomma, nonostante anche questo piccolo particolare negativo, però hanno dato tutto, infatti qualcuno è uscito perché proprio era stremato.